Sì, Presidente, grazie. Essendo l'ultimo articolo, io vorrei innanzitutto esprimere il nostro rammarico per la strage di emendamenti. Vi siete proprio superati, cioè il governo non solo ha bocciato tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, ma ha bocciato anche, non ha accolto, forse non ha letto neanche gli emendamenti della maggioranza, Presidente. Con riferimento all'articolo 8, Presidente, noi innanzitutto facendo riferimento non a una nostra posizione ideologica, ma facendo riferimento alla sentenza della Corte di Assise del Tribunale di Taranto, facendo riferimento alle numerose sentenze di condanna della Corte europea sui diritti umani, facendo riferimento alle raccomandazioni dell'ONU, facendo riferimento alle raccomandazioni di settembre 2021 dell'Organismo Mondiale della Sanità, proponiamo due emendamenti a tutela dell'ambiente e della salute, che si collegano anche con l'obiettivo della transizione energetica, ecologica, della sostenibilità. E mi riferisco al cambio di paradigma che l'Europa prima o poi ci chiederà, ovvero quello di autorizzare le attività industriali andando a inserire nell'autorizzazione integrata ambientale, quindi l'AIA, preventivamente, prima del rilascio delle autorizzazioni, conoscere e inserire la valutazione preventiva e integrata dell'impatto ambientale e sanitario di quelle produzioni. Perché oggi che cosa accade? Che noi diamo le autorizzazioni a produrre e inseriamo solo la valutazione del danno sanitario ex post. Quindi noi chiediamo di passare da una valutazione ex post ad una valutazione ex ante. Non possiamo prima andare a calcolare i morti e le malattie per poi intervenire. Cerchiamo di prevenire i danni all'ambiente e alla salute. Quindi noi chiediamo da una parte l'introduzione della VIAS in sede di autorizzazione integrata ambientale, modificando il codice dell'ambiente, e dall'altra parte vi chiediamo di modificare e rettificare i limiti degli inquinanti previsti dal decreto legislativo 2010, perché l'OMS li ha dichiarati elevati rispetto a quelli tollerabili dall'essere umano. Grazie. Senatrice Sironi.